Ciao a tutti e benvenuti in un altro mio video. In questo video voglio farvi vedere altri acquisti fatti su Wish e altre due cosine prese invece in Italia. Allora, parto con le cose che non c'entrano con Wish. Allora, intanto questo mese, quindi luglio, su TooStyle a 2 euro c'è questo smalto di Orly, la colorazione Love My Nails. Di questo vi ho messo una foto su Instagram, trovate il link nell'info box di Instagram. Ha uno smalto veramente molto molto carino, sembra quasi un gel da quanto è lucido e con una sola passata ha un colore molto pieno. Quindi niente, ve lo volevo segnalare perché è molto carino. Poi ho preso di Astra invece due blush in stick, Blush Me All Over, Lip and Cheek, quindi labbra e guance. Ho preso la colorazione 04 e la colorazione 03. Mi piacciono molto, i colori sono molto belli, vedete sono così in stick. Sono veramente molto belli. Questo è lo 03 e invece quest'altro è lo 04, questo qua. E anche la profumazione è molto buona, durano tanto. Prodotti di Astra costano veramente pochissimo, sono molto validi, si possono trovare da Iper Coop, in alcuni negozi di cinesi, insomma, in molti negozietti sono facilmente reperibili e inoltre hanno anche lo shop online. Poi passiamo invece a Wish. Inizio a sudare perché ho chiuso la finestra, se no si sentivano troppi rumori. Allora, Wish che cos'è? È un sito cinese, è un po' come AliExpress. Io vi ho fatto già un video haul su Wish, vi lascio il link tra le schede nell'info box. Praticamente le cose ci mettono circa un mesetto ad arrivare, non si paga la dogana. Però funziona un po' anche come tipo Amazon, cioè per le spese di spedizione, i prezzi, le cose, dovete stare lì un po' a spulciare e cercare le cose che costano, la cosa che costa meno. Io ho trovato tutto con le spese di spedizione a 0, ci sono spese di spedizione 1 euro, 2 euro, fino ad arrivare a 50 euro, non lo so. Quindi insomma basta un po' spulciare. Io casomai vi metto il link delle cose che ho acquistato, ti arrivano un po' a pezzi e bocconi perché arriva un oggetto alla volta. Se però il prodotto arriva in ritardo, viene perso, basta mandare un'email e loro immediatamente ti rimborsano soldi. Tra l'altro, i prodotti, alcuni sono arrivati veramente molto in ritardo, quindi ho mandato un'email, mi hanno rimborsato e poi sono arrivati dopo, quindi alcuni prodotti non li ho praticamente pagati. Allora, parto con un rossetto liquido. Questo mi è stato rimborsato perché io avevo ordinato un colore e invece me ne è arrivato un altro che è lo 04. Questo rossetto liquido qua, io ne avevo preso un altro nello scorso ordine. Lo 01, in quel video vi mostro come mi sta, c'è anche una foto su Instagram e mi piace tantissimo, dura veramente tanto e ho voluto prendere un'altra colorazione che però appunto è arrivata sbagliata. È veramente molto chiaro, non l'ho aperto ma vedendo dalla confezione si vede che è chiaro, quindi casomai lo metterò in un giveaway perché avendo io le labbra molto scure non mi si vedrebbe, ecco. Comunque il packaging è molto carino con i teschi sul tappo e quindi niente, questo qua lo metterò in un giveaway per voi. E questi mi sembra tipo costavano 1 euro, 2 euro. Tutte le cose che ho preso più o meno 1 euro, 2 euro l'una, non di più. Comunque, e vabbè, quello era il rossetto liquido. Poi ho preso delle maschere della marca Bioacqua, che è abbastanza conosciuta. Ho preso allora questa qua al cactus ed è una maschera idratante. Poi ho preso questa qua con la sirena, che ha l'acido ialuronico. Poi ne ho preso una alle rose per un effetto soft. So poco l'inglese e tantomeno il coreano, proprio zero. Comunque questa qua alle rose le ho prese più che altro per il packaging. E poi ho preso una al melograno e quindi niente, ho preso queste mascherine qua. Poi ho preso una cosa in realtà utilissima, che è questa, che dalla scatola voi non vedrete. Fatemi vedere, non vedrete niente di sicuro. Comunque sono delle striscettine di plastica biadesive, attaccare specchi, armadi,
muri non lo so perché magari non sono liscissimi, comunque qua c'è la foto anche del muro e praticamente hanno vari gancettini e sono c'è una striscia con dei gancettini per appendere gli orecchini, uno per gli anelli e l'altra per le collane. Io l'ho appesa, allora devo dire che ho dovuto cambiare il biadesivo perché il biadesivo di questo non reggeva, quindi cadeva tutto. Ho comprato un biadesivo, questo qua, il più resistente che ho trovato, e con quello non si smuove niente. L'ho appeso dentro all'armadio in modo da non avere collane orecchine fuori, che mi dà un'idea di, sempre un'idea di disordine. Invece così dentro l'armadio non si vede. Casomai, per farvi capire meglio, vi faccio un pezzettino di video dove vi mostro le cose dentro l'armadio. Ovviamente è dentro l'armadio, quindi insomma ci sono fogli di carta, adesivi attaccati perché insomma è un armadio di quando io ero molto piccola. Però insomma è solamente per mostrarvi com'è montata questa cosa. Allora, come vi dicevo, insomma è il dentro dell'armadio, quindi però la striscina in questione è questa. E questi sono tutti i gancettini per appendere le collane, vedete quante ce ne stanno. Poi la seconda striscina è fatta così e io ho appeso tutti gli orecchini. Mentre la terza è fatta in questo modo, vedete sono più pezzettini da unire e ci ho messo gli anelli. Ovviamente poi potete montarlo come vi pare, io li ho messi così tanto dentro l'armadio non si vede niente. E questa però mi sembra di averla pagata tipo 3 euro, comunque io vi lascio il link e niente, veramente molto molto utile e se cercate anche voi qualcosa del genere per togliere un po' tutte le cose di giro e metterle magari in uno spazio chiuso, questo ve lo straconsiglio perché è veramente ottimo. Quindi questi erano i prodotti che ho acquistato. Fatemi sapere che caldo se li avete provati anche voi, se avete mai fatto degli ordini su Wish. Io vi saluto. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, se non siete iscritti al mio canale iscrivetevi e niente, al prossimo video. Ciao ciao!